Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale Tifosi Rossoneri e Rivali. Come potete aver visto, penso ormai tutti, le liste Champions. Come potete vedere non è presente Ibrahimovic, questa è un'assenza molto molto pesante che ritengo sbagliata, perché comunque è un giocatore che se si è ripreso può giocare qualche minutaggio in campionato, non vedo perché non può far utile anche 10-15 minuti nelle partite alla fine con un Tottenham. Quindi c'è una società che ci ha illuso dicendo che Ibra tornava per la Champions, era pronto per gennaio, febbraio era pronto, e addirittura oggi mi vedo l'esclusione, quindi un'altra incompetenza a mio pensiero da parte della società, come tante altre che ha fatto fino ad adesso, perché ne ha fatte una dietro l'altra e ne continua a fare. Quindi un Ibra senza Champions, la fine di un'era, il campionato lo riaccoglie, poi futuro da dirigente. Queste sembrano le voci, ragazzi. E del resto sono rimasto molto molto male. Volevo ringraziare intanto il mio amico Matteo Rossonero il parrucchiere, grandissimo amico, grandissimo bro, e anche ieri per i complimenti il mio amico Barzotti al suo canale. Ho messo anche il suo video, iscrivetevi anche al suo canale, mi ha fatto i complimenti per il discorso di Giroud. Ragazzi, per quanto riguarda le formazioni, parliamo delle formazioni di questo derby. Come abbiamo detto, dovrebbe giocare Diaz a destra con Giroud e Leao, i tre davanti. A centrocampo sembra che ci sia un ballottaggio tra Krunic e Selemakers. Sembra che Pobega e Tonali siano sicuri. Quindi centrocampo a 3, difesa a 4, come ben sapete. Calabria, Kalulu, Kier e Theo Hernandez. Mi auguro veramente in un Milan diverso, in un Milan che in campo dà tutto. Poi chi è un vero tifoso sa benissimo, la società assente, non si è intervenuto per dare una mano a questo gruppo. Noi sappiamo tutto bene e questo voglio evidenziarlo. Però ai ragazzi chiedo di dare l'anima, di buttare sangue per la maglia rossonera. E poi a fine anno faremo i conti con questa presidente, con questa società e con questo presidente assente. Come vi ho sempre detto, ormai è un Jerry contro Jerry. Jerry Cardinale contro Jerry io. Perché va bene tutto, ma non hai comprato una gelateria, non hai comprato una tabaccheria, hai comprato un AC Milan e voglio, pretendo, ordino ed esigo di avere rispetto per i tifosi, tutti i tifosi. Tutti, non solo chi va allo stadio come me, ma tutti i tifosi. Perché il Milan è di tutti i tifosi. Mettiamocelo bene in testa, non ci sono gare chi è più tifoso e meno tifoso. Queste sono gare da aziendalisti, come sempre. Dove sono gli aziendalisti che tanto torna Ibra? Dove sono gli aziendalisti? Ve lo dicevo che era un ex calciatore, ve lo dicevo. E invece voi? No, la società è qua, è là, è sempre a difendere. Continuate a difendere. Sono molto curioso di come sarà domani questa partita e sono anche molto molto carico e pronto per vedere se veramente vediamo una reazione oppure vediamo quello che abbiamo visto finora. E voglio essere molto chiaro, se il Milan è quello che abbiamo visto finora, io non voglio sapere niente. Io domenica sera voglio che Pioli viene mandato via, così si dà anche un cambio all'ambiente, una scossa o un qualcosa, perché se no non è possibile andare avanti così. Se c'è invece una scossa, una squadra viva che gioca, lotta, allora ne riparliamo. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Jerry, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, clic, attivate la campanellina, din, lasciate commenti e like, e sempre forza vecchio cuore rossonero.